Noi siamo due insegnanti dell'associazione Yoga Aku e insegniamo secondo il metodo Iyengar. Il metodo Iyengar soprattutto punta sull'allineamento della colonna, sulla correttezza della postura, e per questo si usano anche degli attrezzi per facilitare la correttezza nell'esecuzione. Stiamo tutto il tempo al computer o in macchina con il collo allungato come delle tartarughe e chiaramente la nostra schiena perde in elasticità e il torace perde in espansione. Molte di queste posizioni sono proprio finalizzate all'apertura del torace e alla elasticità di tutta la colonna. E nella pratica della Iyengar Yoga si insegnano per prime le posizioni in piedi, e così lo studente impara a mettere consapevolezza nel corpo, spingendo i piedi, allungando le gambe e le braccia e imparando ad estendere la colonna. Queste estensioni della colonna si possono sviluppare verso l'alto, lateralmente o in avanti. In ogni caso rendono più facile aprire il torace, aprire le spalle e contrastare quindi gli inconvenienti di cui ho parlato prima. Dopo la pratica delle posizioni in piedi, l'allievo può sviluppare la comprensione del funzionamento della colonna e quindi affrontare le torsioni. Nelle torsioni, facendo leva con il corpo, con le mani, con le gambe, si può letteralmente sviluppare il movimento a spirale della colonna, lavorando coi muscoli intervertebrali, che sono di solito poco utilizzati e che sono molto importanti per far comprendere come alzare il torace. La posizione in equilibrio sulla testa allunga la colonna in una maniera magnifica, attiva la circolazione, apre il torace, aiuta a sviluppare le spalle. Quindi prima si impara a sollevare il torace, poi si impara a ruotarlo e poi si impara veramente ad aprirlo con delle posizioni, diciamo degli archi indietro. Tutto questo però va sperimentato, perché lo yoga non si può soltanto studiare sui libri, anzi non si può studiare sui libri, è una pratica, quindi è un qualcosa che si deve fare.